Cari ragazzi, bentornati su Quei due sul server 2 con... Arriva un momento nella vita delle persone in cui si rendono conto che forse hanno provato davvero tutto. Allora, io ho visto che c'è dentro. Facciamo un esperimento. Cosa ci sarà dentro? È del cibo prima di tutto? Sì, è cibo. È cibo. Da dove verrà? Non Giappone, sarebbe troppo scontato. Turchia? Giappone. Porca troia, ho visto già una cosa che non volevo vedere. Vi facciamo vedere questa. Chi ce l'avrà mandato? Chi qualcuno ce che l'avrà ci vuole mandato? Male, perché io là vedo dei crostacei essiccati. Porco cazzo, porco. Le cose vanno fatte per bene. Sì. Ciao, ciaone proprio. Ops. Merda. Come vedi, hanno anche messo la cosa del Giappone, la bandiera del Giappone, proprio per non farsi mancare niente. Sì. Madonna, no, no, no! No, madonna, si vedono gli occhi ancora qua. Che schifo. Guarda gli occhi. Che schifo. Che belli, gli occhi non li avevo mai visti. Gli occhi sono stati messi dopo. Dici? Sì, sono gocce di schifezze. No, no, sono incastrati. Comunque. Ma non è possibile, gli occhi sono la prima cosa che si disidrata. Oh, porca, non è possibile. Vediamo chi ce lo manda. Mi chiamo Alex Aga Starshine. Sono un ragazzo 22 anni che vi segue da circa 2 anni. Ah, tu c'hai 22 anni e compri questa roba di merda qua. Praticamente noi siamo, abbiamo 33 e ce la mangiamo, quello è il problema. C'hai ragione, che hai numeri pari nella... Praticamente gli unici youtubers italiani che guardo con costanza. Prevedo già una possibile battuta del genere. Ah, salutaci anche Costanza. No, non era, la faremmo mai. In ogni caso, volevo ringraziarvi per tutti gli argomenti seri, interessanti, intrattenimento e delle risate che avete offerto nel tempo grazie ai vostri video, utilizzando un format metodo che apprezzo e che sicuramente vi distingue da molti altri. E per ora è ora di ringraziarvi a me, o meno, a seconda dello stato delle vostre papille gustative a fine assaggio. Recentemente ho visitato il paese del Sollevante. E tra i monumenti, la cultura affascinante, gli anime e tant'altro, ho deciso di acquistare svariati prodotti, alcuni strani, alcuni familiari, da spedire così che possiate gustare tutte le delizie e non che ho appositamente selezionato. Allora, lui ci ha fatto anche una lista, ma come sai, questa lista noi non la seguiremo. Perché vogliamo la sorpresa, perché altrimenti... Perché, scusa... Qual è la bellezza di mangiare dei gamberi disidratati? Queste sono mazzangolle disidratate. Queste ti fanno puzzare il fiato come un pontile. Questa è tremenda. Meno male che dopo non dobbiamo cantare insieme. No. Meno male. Comunque, io direi di iniziare. Guarda, ti faccio. Guarda quanta roba ci ha mandato. Mosso a fa caso, c'è anche. Ci sono i liquidi, vedi? Ma guarda, guarda come è stato ordinato. Ha scritto liquidi. Ah, sì. Guarda, numerando tutto. Peccato che noi non utilizzeremo. Qua c'è scritto vai liquido invece quando. Questo che cazzo è? Coke Cola alla pesca, guarda che bello. Allora, questo formato di bottiglietta mi piace molto. Sai che io a maggio vado in Giappone? Sì, sapete perché ho paura di questa cosa? Perché io tornerò dal Giappone. Perché tornerà e siccome lui sa esattamente che cosa abbiamo già mangiato, prenderà cose che non abbiamo ancora mangiato e... Io, sai qual è il mio problema? È che mezza valigia ci saranno merde, come è stato per il Taiwan. Quelle merde che ho dal Taiwan ancora le finisco, vi faccio solo per dire una cosa. Il tè, questo tè, credo che sia tè. No. No? È una guarnizione per i rubinetti. Vai, vai, perché qua no. È dura. Pensavo fosse un video più easy, invece... Guarda, io partirei da questo qua, perché mi pare la cosa più buona. Che? No, a me sembra... Oh, l'hai tagliato per la prima volta bene. Cioè, hai fatto una confezione richiudibile. Quasi mi commuovo, guarda. Questi che sono? Fagioli di soia? E sembra edamame. È da mano. Sa di stanzino, come al solito. Questa roba qui sa di stanzino. Che significa? Significa che... Ha un gusto morto e stantio. Che probabilmente ha preso un po' di umidità, anche se alla fine è molto croccante. Però proprio quando la stanza si inumidisce e la roba prende quel sapore là, anche se è croccante. Sa di vecchia giacca del nonno lasciata nello stanzino. Bravo. Mai parole furono migliori. Ormai sono diventato...
Ah, guarda che vecchia conoscenza che è tornata. No, i pescetti e porco. Allora, facciamo così. Questa qua la rigiochiamo su Peggle. No. 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 Dai, guarda, alla mela. Alla mela. Porca troia. Ma come? Allora, i pescetti li rigiochiamo su Peggle. Solo se questo... Solo se mettete mi piace al video. Se non mettete mi piace non ci gioco. Tanto ormai li conosciamo bene. Ci sarà la partita dei pescetti su Peggle. Il ritorno. Sembrano normali patatine. Ma c'è al burro. Come al burro? Vuoi vedere che è dolce? Credo che siano pesanti. No, è un'ostrica. No, è burro. Ah, è burro. Non è un'ostrica, è una capasanta, vai. Ah, il burro si sente tutto. All'inizio fa schifo, poi peggiora. Però questo è difficile, eh? Questo è difficile da inquadrare, perché sa di pesce, ma alla lontana. Ed è molto nauseante perché il burro è tantissimo e si sente... Scusa, vedi un attimo quant'è sto robo qua, perché secondo me questo ci dà grosse soddisfazioni. 510 kcal. Abbiamo visto di peggio, però... Ma non delle patatine. 100 grammi di questo qui. Cioè, sta roba qui viene da un orto. Nulla che viene da un orto. No, beh, scusami, mo la capasanta non so dove le prendi tu. Ma anche la capasanta non è assolutamente una cosa calorica. Non sappiamo che cosa c'entri questa mascotte in tutto ciò. Vabbè, la capasanta, tu lo sai che gli orsi sono ghiotti di miele, no? Allora. Senti, io direi che comunque sia avremo bisogno di un... Di un liquido da... Scusa? Contiene estratto di serpente velenoso. Come estratto di serpente? Questo lo trigger a Redez, questo lo trigger a forte forte. Immediato proprio. Energy eyeball. Alte palle. Energia delle alte palle, mi stai dicendo? Ma che figo, ho visto entrare la cosa nel tuo... il fumino nel tuo naso. Perché stavo annusando. Non direi di fare... Vai, 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 estratto di serpente. Vai. Cosa potrebbe andare mai storto? Ma non riprendere il soffitto, riprendi quello che stiamo facendo. Sa di medicina tantissimo. Scusa, io dopo qua, questo qua dopo ricordiamoci 15 che devo capire che cazzo è, magari sta scritto sul foglio. Allora. Caro, ma è alcolico al 6%. Wow. E sentivo l'alcol. Ovviamente lo devi iniettare in dovena per un brigato. E vabbè, è un po' più della birra. Comunque. È difficile inquadrarlo. Io ve lo inquadro con due parole. Fa schifo. Ok. È strano. È veramente strano. Poi c'è un serpente adesso. Sa di medicina, ma non delle medicine che siamo abbiamo, diciamo, quelle che abbiamo in casa. Quelle che stanno all'ospedale. Perché c'è un po' di alcol misto a paracetamolo. E parlando di palle, eccoci, queste sono pesche disidratate. Frutta, no. Sono pesche disidratate. Fa veramente schifo. Che cazzo è? È salato. Che cazzo è? Non ho capito che cos'è. Questo è l'involucro della mandorla. Ma l'hanno messo sotto aceto. Fa schifo. Fa schifo. No, aspetta, c'è una cosa che devo dire. L'involucro della mandorla, quando la mandorla non è ancora matura, credo che sia quello. Adesso ve lo dico se c'è una mandorla qui dentro. Quando non è ancora matura la mandorla, io la mangio. Perché l'involucro è tipo è un frutto, non so come chiamarlo, però quello che c'è attorno, questo, è proprio un frutto. Ed è un po' acidognolo, a me piace un sacco. Però questo qua... Fa schifo. Fa schifo perché all'inizio non te l'aspetti che ci sia tanto aceto. Ed è salato da morire. Sì, c'è dell'aceto. E delle cattive intenzioni dentro pure. Però non si apre, non so se è la mandorla. No, non credo sia mandorla. O è mandorla o è pesca.
Sì, auguri. Beh, però dovrebbe esserci scritto. Che numero è? Che numero è? Umeyoshi. Che numero è? Non lo so, non c'è il numero. Come non c'è? Umeyoshi è un tipico condimento giapponese a base di prugne. È prugna questa? Dovrebbero essere salate. Bastardo, tu non le hai assaggiate. Dovrebbero essere salate. Vuol dire che tu non le hai assaggiate. Quindi ci dai da mangiare. Vabbè, e comunque erano salate. Però fanno cagare, ve lo possiamo assicurare. Oh, finalmente qualche cosa alla seppia. Comunque sia, se vi trovate a mangiare delle mandorle, assaggiatele pure. A me faceva schifo. Formaggio. È pizza. È chiaro comunque che cosa c'è dentro, eh? Sì, 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 no. Mi spezzi un pezzetto? No, no, io tutto non col cazzo che ti frega, lo mangio. Beh, credo sia buono, sai? Analizziamo. Secondo me sono uova di pesce. Allora, il formaggio però non è male. No, cioè, che cazzo di formaggio è? Io so che come piatto, come Emmental. Sì, una specie di Emmental, ma come ricetta non ha un cazzo di senso. Che ci sarà dentro? Allora, è Emmental con qualcosa in mezzo che non è pesce. E non è assolutamente preponderante. Cioè il formaggio copre tutto, accoppa tutto. Da bere caldo questo. Come da bere caldo? Come cazzo scaldiamo? Beh, adesso c'è il fornello. Ma apriamo la scatola, mettiamo un po' sul fornello, si scalda. Va bene. Vado a fare questa manovra. Io sono già affaticato. Un po' di coca? Cosa potrà andare storto? Cagato sotto, ho visto la morte in faccia. Che bello odore. Comunque questa cosa qua è indistinguibile. Coca alla pesca, vabbè, questo deve essere sicuramente buono. E mi sbagliavo, chiaramente. Madonna, sa di scarpa tantissimo. E di corsia di ospedale. Ha un odore molto da flebo. Non pensavo potesse farmi così schifo la Coca-Cola alla pesca. Fa veramente cacare. Forte forte. Se vi piace la Coca-Cola della pesca avete dei problemi con le scarpe. Cioè nel senso vi piace masticare quella roba lì perché... È una cosa molto ospedaliera. No, io questa qua già l'ho vista, sta cosa qua. Che cos'è? Questo colore qua io già lo conosco. Questo è tipo melanzana. Madonna mia, questo Alex, questo ci sta veramente mettendo alla prova. Questo è un pacco devastante, eh. Questo veramente, è un pacco veramente devastante e io sono... Vabbè, queste le conosciamo piuttosto bene. Sarà al matcha. Al matcha? Non lo so. Sì, al matcha. Queste le conosciamo. Per KitKat, al tè. All'alga. All'alga? Cazzo, non la senti l'alga? No, non besso il tè. Ma scusa, la KitKat che fa le cose all'alga, ma dai. Non mi no, è a te. Non mi sa di pesce. No, è a te. È a te, sono sicuro. Non può essere all'alga, ascolta. È Nestlé. Hai mai visto una Nestlé che fa una cosa all'alga? Vabbè, ma è il mercato asiatico della Nestlé. No, sono sicuro che... Guarda, 8. Sono sicuro che è al te. Sì, sì, è al te. KitKat al matcha, come da nome. Ok. A mette verde mi sa di alga. Allora, i formaggi in queste confezioni non vanno venduti. Ma che è? Sono formaggi. Porco due. Stiamo scherzando. Che bella cultura casearia che hanno in Giappone. Però sono belle le confezioni. Beh, tutto andando male se non ti piace da mangiare. Cosa avrà voluto dire? Pensando che... Comunque. Madonna mia, oddio, oddio. Alex, dovessi mai incontrarti per strada, scappa. Guarda, di sicuro ti ringrazio anche la mia ragazza perché lei ama queste cose giapponesi. Ma questo è chimico, ya. Che cazzo è, formaggio, Le farò assaggiare qualcosa.
IBM in tasca sul zero. La smetti? Prendi, prendi. Io vi vorrei descrivere la sensazione. Uno, vi faccio vedere la consistenza. È un cazzo di gomma proprio. Due, è umido, liscio e oleoso. E ha un vago sapore di pesce. Sì, ma ti tira. Vai. Cioè il pesce, sono abbastanza sicuro che ci sia il pesce. Buonissimo. Allora, è un tubo di surimi di bassissima. Ma non è surimi. Che cazzo c'è dentro? Allora, mi dà fastidio tantissimo. Allora, mi dà fastidio la consistenza in un modo allucinante. Poi è arrivato il pesce che dopo il latte al tè non è il massimo. Tremendo, veramente tremendo. Che cazzo ci sta là dentro? Cioè, c'è il pesce, sono sicuro che ci sia pesce. Certo che c'è il pesce. Cheddar, gorgonzola e parmigiano. Praticamente dovrebbero essere quei formaggi assortiti con il rivestimento da rimuovere stile Baby Bell, penso. Chissà se saranno buoni come nel classico formato fresco. Alex, no. No. Qui c'è della seppia, cioè un qualche cazzo di pesce, ne siamo sicuri. No, no, c'è il pesce. O è andata male, sa di pesce, ma c'è il pesce. Cioè qua dovrebbe essere cheddar e gorgonzola. No, cioè proprio no, l'hanno creato, è un cyborg di formaggio questo qua. Assolutamente bocciatissimo, una merda. Io mi sto sentendo male. Vai, vai, vai. Non mi faceva veramente schifo. Fa veramente questo mi ha messo veramente alla prova. Andiamo con questo, dai. Pablo, cosa può andare storto? Anche qui un po' di formaggio. Come sappiamo, la tradizione casearia giapponese regala grandi soddisfazioni. Scusate ragazzi, non sto benissimo, ma... però sono belli. Allora, la confezione è fatta molto bene, fa vedere. Allora, il packaging è veramente di lusso. Credo. Quindi questo costa un credo po'. Credo che siano anche costosi. Poi si chiamano Pablo, hanno questa cosa un po' alla esotica. Picasso. Sì, è una cosa un po' esotica. Togli quello. Addirittura ogni biscottino ha il suo... antiumidità. Antiumidità. Questo per mantenerne in... Guardate che bel colore giallo paglierino. Buon appetito. Laboratorio forte forte anche qua. Il packaging è la cosa migliore, però... Dai, sostenibile. Allora, vi dovete immaginare il vago sapore di un Kinder... Paradise. No, Kinder Brioche con la marmellata. Io ci ho visto il Paradise, almeno. Kinder Paradiso. No, non è male. Dentro ci sono pezzi di frutta. Cioè, è la cosa meno peggio che ci è capitata oggi qua. Cioè, se esistesse in Italia questo qua, non lo comprerei. È vero, manco io. Però mi finirei la scatola se dovessi comprarla per provarla, diciamo. Cioè, comunque non... Allora, mi piace molto la consistenza sopra e sotto. Quello che c'è dentro, no. No. Però la consistenza di questo pan di Spagna... Non è male. Non è male, è buono. Perché fuori è un po' croccantello, diciamo, e poi dentro è morbido. Quindi dà anche gusto da sgranocchiare. Adesso. Come vedete stiamo evitando come la morte bubonica e la peste lebbrosa. Perché quelli sono i fuochi d'artificio per il gran finale, no? Il pesce sono sempre i fuochi d'artificio per il gran finale. Comunque io sono ancora scioccato da Abubal. Vuoi una bella caramellina verde? Energy Eyeball, ma che cazzo significa? Guarda quanto è bella sta caramellina. Guarda quanto è bella sta caramellina. Nonna quando sa di stantio. È al tè, è al maccio. Vabbè, forse prima del pesce non era proprio la cosa migliore da fare. Però la lascio qui. Senti, me la mangio a me il tè verde mi fa cagare come sapore. Veramente mi fa cagare. L'altra volta ti ho portato un tè verde e hai detto che era buono. Sì, ma il tè infuso. Apri prima questo.
Posso aprire questo perché così svapora prima che... Sì, così indossichiamo la stanza. Quello che dicevo, indossichiamo la stanza. Oh, quello là ce ne chiamiamo, uno intero a testa. Uno intero a testa. Uno intero a testa. Per la scienza e perché siamo termolesi e le mazzangole ce le siamo inghiommate in ogni periodo storico della nostra esistenza. Sì, ma vive. Quelle sono morte. Vive, zoom. Erano comunque morte. No, io le ho mangiate anche vive. Sì, lo so, anche io le ho mangiate vive, dai. Per tutti i vegani là fuori ci dispiace, ma... Tanto diventerò vegano anch'io quel mese che sta entrando. Vabbè, è un bellissimo tè. Ah, ok, fare... questo tè ce lo facciamo in live. Ce lo faremo in live, quindi non puoi più procrastinare l'improcrastinabile. Al massimo... Madonna, quando puzzano! Qua dentro non si può più stare. È una situazione insostenibile. Allora... Madonna. Intero. No, la testa non ti buca la gola, è secco, ti buca la gola. Allora, io ve lo faccio vedere, guardate quanto è liscio. Cade una gran puttana. Alla salute. E che la vittoria sia con noi. No, ce la devo fare! Ma perché erano male? Schifo, come cazzo fai? Allora, se vivete in una località di mare, sicuramente vi sarà capitato di vedere sugli scogli, all'abbassarsi dell'alta marea... È la stessa cosa che pensavo io. Alcune creature del mare morte. Mi dai questa cosa alle scarpe, per favore? Morte schiattate sugli scogli. Ora, nelle ore più calde del giorno, capita che queste morte si asciughino. Ecco, è come raccogliere una bestia del mare morta da uno scoglio e mangiarla. Stessa identica cosa. Quanto è buona la Coca-Cola alle scarpe. Vero? Ti piace? Io ho ancora dei pezzi di carapace tra i denti. Fa veramente allora, io, è esattamente quello che ha detto lui. Lo stavo pensando. È un animale morto su uno scoglio, seccato dal sole. Mi sento male. Fa cacare. Ma giapponesi? Cioè, come cazzo avete fatto a inventare il sushi? Secondo me l'avete inventato a caso. Perché voi non sapete mangiare il pesce. Se vi mangiate sta roba qua, se questa roba sta nei negozi, voi il pesce non sapete dove sta di casa. Il sushi è stato un meraviglioso incidente del quale, comincio a pensare, non siete responsabili. E mo ci tocca. Oggi ho esagerato. Prima le proteine vegetali con la soia. Porca troia, per un attimo ho visto la luce, ho detto no, la scatola è aperta, dobbiamo rinunciare. E invece? Invece era soltanto una piega, la scatola è perfettamente ermetica. Scusate ragazzi. È terrificante. Un giorno non avrei mai pensato di potermi farla vedere bene. Non avrei mai pensato di arrivare a un punto della mia vita in cui mangiare gratis sarebbe diventato così faticoso. Perché noi stiamo mangiando gratis. Che questione sì, però io darei volentieri 200 euro per evitare di mangiare quella cosa lì. No. Allora ragazzi, vogliamo che capiate una cosa. Non ci stiamo comportando da femminucce. Perché noi questi qui, proprio loro... Ce li mangiamo freschi, appena fatti, sbattuti sopra i scuglie pure. Non cotti. Arrotati. Presi dal mare e senza neanche che riescano a rendersi conto che non sono più in acqua, finiscono nel nostro intestino. Questi invece ci inquietano da morire. Che cazzo è? L'area 51? Guarda qua, guarda che brutto che è. Facciamo vedere, guarda. Dai, porco Giuda, come si fa? Ma tu te lo mangeresti una cosa? Tu te la mangeresti una cosa così, dai. Dai, scrivilo allora, nei commenti. Tu lo mangeresti sto coso? Sapete cosa sembra? Se lo guardi distratta, sembra una strisciata di merda. Scusa, guarda gli occhietti di questo.
sono finti. Non possono essere finti, mi sta risalendo la Coca-Cola. Non possono essere finti. Cioè, gli occhi dei calamaretti non sono di adamantio. Questo è adamantio. Allora, facciamo così. Io inizierò da questi. Dagli occhi. Me lo calo perché me lo calo per rispetto al calamaro, però no. Non è uno snack, non è un fottuto snack. Tu? Una prova di coraggio, non è uno snack. Fritto. Fresco. Sei buonissimo. Ma pure la pasta. La pasta, allora la pasta con i calamari. Ma volendo ripieno. Il risotto. In purgatorio. Purgatorio. Oppure fatti semplicemente... in una padella con poca acqua, un filino d'olio, li fai bollire per 4 secondi, loro sono eccezionali. Questo è il modo di farli, che li trasforma in un tocco di merda. Porco due mozzo di merda. Che schifo, fanno schifo. Grazie Alex, ti vogliamo un sacco bene. Ma proprio stessa. No, no, io questi non ce la faccio. Ho avuto lo sbocco l'altra volta, tu sai quando sono stato male. Credo che la situazione non sia così tragica. Penso di poter. Penso di poter dire che. Dove abbiamo finito le forchette? No, ce n'erano 100, ne sono sotto al pane. Amici. Compagni. Vi avverto, amici miei in real life, questa roba ve la regalo. Morirete. Male, male. No, tutto. Te? No, tutto è unto a te? Tutto no, non ce la faccio. C'ho lo sbocco, questo è tofu. Che? È tofu. Davvero? Tofu di fogna. Vai! Oh no, che consistenza di merda. A me sta cosa mi fa sbruffare. Mi fa sbruffare fortissimo. Sei classica. No, ma ormai è questo sapore qua che lo associo a quella merda dell'altra volta. Con quella merda io sono stato male. Qualche video fa. Quella cosa rossa schifosa. Allora io questo lo beviamo in un altro video, magari in live, insieme a te. Ma io dopo il pesce, dopo questa roba. Cioccolata calda. No, sono fagioli quelli. Do cazzo la vedi la cioccolata. Sono questi sono fagioli. Dici. Che cazzo di bolle? Ma ti pare che uno. Un grafico qualsiasi faccia. 14. Letteralmente un brodo a base di fagioli dolci rossi. Una tipica zuppa dessert. Dessert? Ah, sì, sì, sì. Sì, sì. Non mi sto cagando già sotto. Raga, ci vediamo al prossimo video. Molto provante questo. Stiamo registrando da mezz'ora. Io pensavo che fosse molto più easy, ma è stata durissima. Molto dura. Noi però resisteremo per voi, faremo per voi. Alla prossima, ragazzi. Sono veramente disgustato dalle ultime tre cose che abbiamo mangiato. La merda.